Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutorial. Allora, vi voglio augurare per prima cosa buon Natale e ringraziare per aver superato i 350 iscritti. Allora, avete mai pensato di voler ricevere più visualizzazioni? Allora, guardate questo video tutorial. Per fare questo, bisognerà seguire una serie di passaggi molto semplici e otterrete risultati sorprendenti da quello che, tra l'altro, ho vissuto anch'io, cioè, dalla mia esperienza, ecco. Allora, per prima cosa, il titolo. Appunto, cioè, proprio scritto. Per prima cosa, bisogna mettere un titolo, ovviamente al video, che riguardi gli argomenti visti nel video, nel nostro video. Esempio, se io faccio un video su come giocare a Minecraft, non posso dargli un titolo come come scaricare Keynote, ma dovrò sceglierne uno come ad esempio come usare Minecraft, diciamo un titolo che abbia un legame con il video. Scusatemi. 2. Le tag, praticamente, come sapete, quando dovete caricare un video su YouTube, YouTube chiede di inserire delle tag al nostro video. Quando si aggiungono, come abbiamo visto, come ad esempio nel titolo, bisognerà inserire tag che lo riguardano e non tag a caso. È importante. Ad esempio, se io faccio appunto un video tutorial su come usare Minecraft, non posso mettere delle tag come ad esempio video, stereo, foto, no, perché non c'entrano niente. E non dovrete mettere delle tag per ricevere più visualizzazioni. Assolutamente no, perché vi dico che non funzionerà. 3. La descrizione. Per ogni video io vi consiglio di aggiungere nella descrizione tutti i particolari nel miglior modo possibile con i link riguardanti adesso, se disponibili, e tutto quello spiegato nel video. Ad esempio, se io faccio appunto il nostro video su come scaricare Minecraft, su come usare Minecraft, farò una descrizione molto dettagliata con i vari particolari su come si usa i comandi, anche se sono già spiegati nel video, così se una persona magari non capisce una parola o qualcosa che dite nel video potrà normalmente leggere la descrizione e capire quello che non aveva capito in precedenza. 4. I video originali. Non bisognerà mai prendere i video di alcune persone, copiarli e ricaricarli sul nostro canale. Oppure, se proprio si fa, bisogna chiedere il permesso all'autore e mettere il link nella descrizione, il link del video originale. Non c'è niente da dire. 5. Lo sfondo del canale. Lo sfondo del canale non è una cosa da sottovalutare. Se ci pensate, quando vedete un bel video e volete iscrivervi a chi l'ha fatto, e quando aprite il suo canale e scoprite che è bruttissimo, cosa fate? Non vi iscrivete. Questo perché lo sfondo del canale influenza parecchio le iscrizioni. Quindi, se io avrò un canale tutto nero, cioè con lo sfondo nero o senza neanche lo sfondo, le persone non gli viene tanto voglia di iscrivervi al vostro canale. Mentre se abbiamo un bel canale con una bella grafica, magari se siamo partnership con il banner e molte cose molto, molto belle, le persone tenderanno ad iscriversi. 6. Ultimo, ma non ultimo in fase di importanza, le miniature. Questa cosa la possono fare solo le persone che hanno la partnership di YouTube, come me. Mettere l'immagine al video. In che senso? Avete presente, ad esempio, se cercate Gangnam Style, vi esce un'immagine prima ancora di aprire il video, quando vedete il quadratino da cliccarci sopra, che vedete il video, vedete un'immagine che stranamente nel video non compare. Questo perché le persone che hanno la partnership, che è una cosa in più che hanno alcune persone che chiede YouTube, in cui avete dei vantaggi con il vostro canale, queste cose, e inoltre si guadagna, avremo il vantaggio anche di aggiungere un'immagine che si vuole all'inizio. Abbiamo finito questo video tutorial molto semplice ma importante. Mi dispiace tanto se non avete la possibilità di mettere le miniature. Vi auguro buon Natale e buon anno nuovo. Iscrivetevi se volete altri nuovi tutorial ed altro. Ciao!